Susan, sono la mamma di Selena e qui invece ho la mia piccola Madison. Quando la Selena crescerà inizierà a farmi domande sul suo babbo, su come magari ci siamo conosciuti, sul perché non c'è. E io mi spiegherò come sono andate le cose. L'unica cosa che mi fa un pochino paura è l'arrivo della sorellina. Spero che non la faccia sentire meno importante, perché io ovviamente le amerò entrambe allo stesso modo. Mi ha detto buongiorno sorellina. Buongiorno sorellina. Buongiorno principessa. Spero che vada tutto bene. Dopo aver avuto la Selena, ogni tanto ci pensavo a che magari sarebbe stato più difficile trovare un fidanzato, perché comunque i ragazzi di questa età sicuramente non staranno con una ragazza che ha già una bambina. Io ero fidanzata con un'altra ragazza, però come l'ho vista io ho cancellato il resto. Non è stato uno sforzo doverglielo dire: ah, guarda che sono mamma. Ho detto sì, devo stare con te, tengo anche lei per forza, cosa devo fare? Evviva! E alla fine cosa fai? Prendi responsabilità. Sì. E ciao. Dopo un po' che ci siamo ristabilizzati, anche la nostra relazione era più stabile. Abbiamo deciso di cercare una nuova gravidanza. Vuoi costruire qua la culla di Madison insieme a noi? Ti va oppure no? Facciamo insieme? Sì. Ho tantissima paura del parto, perché comunque io i dolori non me li sono scordati per niente. Mi ricordo quando ho partorito la Selena. Però allo stesso tempo non vedo l'ora di essere lì in quel momento per vedere questa volta come reagirò, come elaborerò le contrazioni, tutto quel dolore. Ho proprio questa curiosità. Secondo te quando parte il disco? Per me dopo la scadenza, 3-4 giorni dopo. Al parto insieme a me ci sarà il mio topo, quindi lo sto preparando psicologicamente perché non vorrei che magari svenisse.